Bentornati a tutti, grazie di essere qui con noi. Oggi abbiamo come ospite Veronica Barassi, che è professoressa ordinaria di Scienze della Comunicazione all'Università di San Gallo in Svizzera, è un'antropologa di formazione, si occupa di implicazioni sociali e politiche delle tecnologie sui dati e di intelligenza artificiale. Tra le varie cose, è autrice di questo interessante saggio per la Lewis Press, che dice la Lewis, è uscito l'anno scorso, inoltre di altri saggi in lingua inglese e di alcuni TEDx, insomma, poi potete approfondire, diciamo, il suo profilo online. Milanese di nascita, carriera internazionale, insomma, tra Londra, Los Angeles, Berlino, Zurigo e appunto, San Gallo adesso. E quindi, insomma, ci farà anche, probabilmente, appunto, vorrei approfondire con lei anche magari uno spaccato rispetto alle varie, alla percezione che c'è un po' nei vari paesi rispetto a queste tematiche. È anche madre di due bambine che l'hanno un po' ispirata, immagino, nella realizzazione di quest'ultimo testo e una parte, diciamo, dei suoi studi, che, come appunto avrete intuito dal titolo del libro e della nostra intervista, è anche molto focalizzato cioè una parte, diciamo, il suo studio è focalizzato cioè non solo sui big data, sull'intelligenza artificiale, ma anche su come questa impatta sulla vita dei bambini e che le implicazioni ci sono in esso. Non parlo oltre, lascio la parola subito alla professoressa e come mi permetterò di dare alla professoressa del tu. E quindi, insomma, Veronica, la prima domanda che mi viene spontaneo farti è questa: qual è il tuo lavoro di preciso? Nel senso che antropologa digitale, cioè, suona un po' strano, no? Uno si immagina appunto antropologo come qualcuno che va, insomma, in mezzo nei paesi lontani, un po' esotici magari, e invece tu fai una cosa un po' diversa. Ci puoi spiegare? Ma in realtà l'antropologia, giustamente, ha ragione, che nasce dall'idea di studiare altre culture. La differenza chiave tra sociologia e antropologia era che la sociologia studiava la società moderna, studiava le strutture della società moderna, pensa per esempio a Durkheim, mentre l'antropologia era lo studio di altre culture, quindi ed è nata così come disciplina. In realtà è dagli anni 90, slash anni 80, fine anni 80, che gli antropologi, alcuni antropologi si occupano di media e poi sempre di più di culture digitali e del mondo digitale. E infatti una delle prime etnografie di internet è apparsa nel 2000 da Slater e Miller, che erano uno antropologo e uno sociologo. E quindi non è che sono io necessariamente antropologa digitale. In realtà la cosa vera è che sempre di più gli antropologi, quando andavano sul campo, no, in realtà la cosa vera è che ci sono stati due cambiamenti in antropologia. Uno dei grandi cambiamenti è successo negli anni 80, quando gli antropologi hanno cominciato a riflettere di più su quello che facevano. C'è stata la famosa crisi di rappresentazione in antropologia, crisis of representation, in cui a un certo punto appariva sempre più chiaro che il metodo etnografico antropologico era un metodo in qualche modo biased, era un metodo che aveva dei pregiudizi perché era un metodo che veniva fatto dalla persona, no? Noi andavamo nelle altre culture e li studiavamo. E quindi negli anni 80 c'è stata la grande, con il postmodernismo, c'è stata questa grande crisi in antropologia. E la crisi ha portato a un rivolgersi molto di più verso noi stessi, verso le nostre società, nelle comunità, nelle città, anche moderne. E quello è stato uno dei primi cambiamenti. Il secondo cambiamento è stato che sempre di più, quando gli antropologi andavano sul campo, si trovavano a dover affrontare il fatto che la gente usava molti mezzi di comunicazione diversi e quindi hanno cominciato a studiare queste tecnologie. E io sono nata un po' così, ho cominciato il mio dottorato nel 2006, quando si parlava di social media, quando stavano nascendo i social media, e lì ho cominciato a lavorare sempre di più sulle tecnologie e mi sono specializzata nel campo della tecnologia, quindi sono considerata un'antropologa digitale perché tutta la mia ricerca
è focalizzata sul digitale. Poi ci sono gli antropologi politici, gli antropologi economici e cose così. Quindi questo in teoria dovrebbe spiegare un po' un crash course sull'antropologia degli ultimi 30 anni. Ecco, partirei diciamo, a questo punto invece con una, con una considerazione. Cito da un testo che, diciamo, sull'utilizzo degli algoritmi predittivi, che voglio diciamo, alla fine che tu vivi una vita sana e produttiva, che tu sia felice, che contribuisca alla sostenibilità del pianeta. Diventano in questo modo degli agenti normativi orientati al miglioramento e alla valorizzazione dell'essere umano, un meccanismo alla fine per di autodomesticamento o comunque di diciamo, in cui uno in qualche modo si incanala verso qualcosa di volendo positivo o considerato tale. E cosa c'è di sbagliato in questo tipo di lettura? Personalmente io trovo diversi aspetti di questa lettura, è un po' riduzionista, un po' semplicistica, si dice giusto, o semplistica, si dice giusto. Nel senso che gli algoritmi predittivi in qualche modo sì, possono diventare normativi, nel senso faccio un esempio molto banale, sui social, se io continuo a leggere un determinato contenuto, l'algoritmo predittivo mi riproduce quel tipo di contenuto, no? Ora, il fatto che ci vogliano migliorare, questo è tutto da vedere, non si sa. In realtà, sempre tornando all'esempio dei social, quello che si è visto in realtà è stata la creazione sempre di più di quelle che in inglese vengono chiamate echo chambers, camere di eco, in cui io guardo contenuto, poi sempre di più ne guardo gli stessi contenuti perché i social mi rimandano quei contenuti. Ora, se il mio contenuto è problematico, vuol dire che mi viene l'eco di contenuti problematici e via dicendo. Quindi sul migliorare non posso neanche aggiungere niente. Però è vero da un certo punto di vista che abbiano un aspetto normativo, nel senso che cercano in qualche modo di influenzare le nostre scelte o di amplificare le nostre scelte, io direi. E quindi questo è un aspetto normativo. Personalmente, lì torna di nuovo l'interesse per l'antropologia. Io sono anche molto convinta che la gente abbia una capacità critica e di negoziazione incredibile con le tecnologie, ed è questa proprio la cosa più affascinante dell'interazione uomo-macchina, no? Che noi possiamo interagire con le tecnologie in maniera anche molto, se vuoi, creativa, tattica e diversa da quello che le tecnologie vorrebbero, no? O che più che le tecnologie, perché le tecnologie non vogliono niente, ma più che gli ingegneri dietro le tecnologie, avrebbero pensato. E quindi un esempio molto divertente che secondo me, che è emerso durante la mia ricerca è che mentre stavo parlando con una madre mi raccontava come lei giocasse l'algoritmo di Facebook per cercare di avere una bella giornata su Facebook, perché lei diceva, sai, la situazione politica adesso mi sta deprimendo terribilmente e io quindi passo le giornate a cercare di cambiare l'algoritmo, scusi, cercando di cambiare il contenuto, per esempio attraverso ricerche tipo appartamento alle Figi o mettendo like soltanto a dei post che sono carini o interessanti e piacevoli rispetto a like o a leggere post che sono più tristi. E quindi la cosa di quello che hai appena detto, secondo me, la cosa più problematica è che tante volte non sappiamo come la gente reagisce di fronte a queste tecnologie e soprattutto che c'è un'enorme complessità umana nella nostra interazione con il computer e con diversi tipi di tecnologie, incluso gli algoritmi predittivi. Chiaro. Beh, diciamo però, se volendo essere un po' provocatori, diciamo che il modo di interagire di questa madre alla fine è un po', gioca un po' cioè su un suo indirizzamento dell'algoritmo, però per sfruttarlo per qualcosa cioè in cui lei comunque vede del positivo, cioè vuole avere dei feed più positivi, più ottimistici nella sua giornata e quindi in qualche modo istruisce l'algoritmo perché glieli dia. E certo. E certo. Ok. Oppure altre cose, cioè, quello è un esempio, magari un esempio più superficiale, ma io ho avuto anche a che fare con famiglie che per esempio facevano molta attenzione a che cosa mettevano
fuori nel mondo online, no? Quindi, per esempio, un'altra madre con cui avevo parlato invece comprava determinate cose che lei considerava problematiche in termini di profilo di consumatore, le comprava solo con i banconote, non le comprava con le carte di credito, non le comprava. E quindi quello che sempre più mi rendevo conto è che la gente, se molti si rendono conto di cosa sta succedendo e quindi reagiscono, e le reazioni umane e le interazioni umane sono sempre molto più creative di quello che pensiamo, no? È vero, quello sicuramente, diciamo, lascio di sperare, anche se poi, però appunto la domanda, diciamo, adesso ci arriveremo anche meglio, magari viene istintiva, cioè se effettivamente può bastare un po' la scelta individuale, insomma, che è un po' un, ovviamente, al solito quesito, insomma, rispetto. No, assolutamente no, quello assolutamente no. Cioè, a me la parte teorica, secondo me, è una cosa che mi affascina di più nel momento storico che stiamo vivendo, è il fatto che negli ultimi 10 anni abbiamo visto delle grandi trasformazioni per quanto riguarda l'accumulo e l'analisi dei dati personali e l'utilizzo di questi dati personali per la profilazione digitale. E quindi abbiamo visto, per esempio, sistemi di intelligenza artificiale che sono entrati a far parte di diverse dimensioni della vita sociale, dalle banche che devono definire se ci danno un prestito o meno, o un mutuo, alla polizia che deve definire se uno può essere un potenziale criminale, alle corti, e abbiamo visto proprio una trasformazione, secondo me, non è soltanto tecnologica, ma anche sociale, economica e politica allo stesso tempo. E ovviamente il giocare con gli algoritmi, come faceva la madre che ho conosciuto durante la mia ricerca, può essere un aspetto interessante che fa vedere quanto le nostre interazioni con queste tecnologie siano in fondo creative e tattiche, però c'è un sistema dietro che poi Shoshana Zuboff descrive molto bene nel suo libro Il capitalismo della sorveglianza, che anche quello è pubblicato in Italia da Luis. C'è un sistema dietro che è estremamente problematico. Ciao, interessante. Senta, d'altro poi, insomma, un libro tra l'altro che abbiamo spesso incontrato, insomma, anche in quelle interviste che abbiamo fatto in passato, che è uno dei, insomma, capisaldi, insomma, per chi affronta queste tematiche. Gli studi comunque sono soprattutto concentrati, diciamo, prima sull'aspetto, diciamo, del rilevare come questa cosa invece impatti sulla sua vita di bambini. So che se noi magari, soprattutto la generazione un po' più attualmente adulta, insomma, magari all'arrivo di internet, insomma, si immaginava anche di influenzare molto, diciamo, di poter giocare l'algoritmo, ma anche, ad esempio, di fare dei profili falsi, no, sulle chat. E questo quindi è sempre è avere più identità, no? Anche in questa logica, diciamo, del poter appunto giocare con l'algoritmo, spesso magari i bambini invece o le persone, cioè più giovani, hanno sempre più la copresenza, no? Dell'internet come una cosa naturale, che magari spesso tende un po' a scomparire anche dalla percezione stessa, sempre anche il comando vocale ha un po' questa funzione. Quindi, qual è la differenza sostanziale tra cioè, l'idea magari che noi abbiamo di una certa generazione, un pochettino, cioè dei millennials, diciamo, che è un pochettino più, diciamo, tende un po' a mettere in parallelo le due cose, quindi magari prova a giocarle, invece chi è più naturale in questo, insomma, non è diciamo, è totalmente nativo digitale, non una persona che è arrivato pian piano a conoscere internet. Ma secondo me ci sono due cose che stiamo affrontando in questa domanda, nel senso, da una parte c'è la domanda delle tecnologie digitali e della digitalizzazione, che, come abbiamo visto comunque negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, sono cambiate incredibilmente, soprattutto con l'arrivo dei social, del wifi, con questa vita che sempre più, come direbbe il filosofo Floridi, è sempre più on life, questo continuo, questa vita vissuta tra, sì, continuamente, cioè tra una tecnologia e l'altra, no? Quindi abbiamo, e il fatto che appunto proprio le nostre abitudini sono cambiate da questo punto di vista, no? Stiamo costantemente vivendo con queste tecnologie, e cerchiamo di mettere paletti, cerchiamo di capirne, per esempio, se pensiamo a tutti i dibattiti sul famoso screen time,
cioè sul tempo dello schermo a cui vengono esposti i bambini. C'è per esempio la professoressa Sonia Livingston alla London School of Economics che fa un lavoro enorme su questo. Quindi abbiamo, da una parte abbiamo tutto questo aspetto che è la negoziazione con le nostre tecnologie e il cambiamento proprio della vita quotidiana, no? La vita quotidiana che cambia, che infatti non a caso, per esempio, i cartoni animati, la televisione non viene più vista, i cartoni animati non vengono più tanto visti sulla televisione o su programmi come facevamo noi da bambini, tipo io mi ricordo negli anni 80 in Italia, Bim Bum Bam, che io dalle 4 alle, non mi ricordo esattamente quando era, però mi sedevo di fronte a Bim Bum Bam e c'era il programma e c'era il cartone. Adesso in realtà i bambini cosa fanno? Interagiscono con algoritmi predittivi, perché vanno su Netflix e vedono quello che vogliono. E tante volte questi algoritmi predittivi sono anche molto belli e utili per i bambini. Per esempio mia figlia, i suggerimenti che fanno a mia figlia maggiore sono estremamente piacevoli e anche interessanti, proprio delle cose volte anche a un buon sviluppo. Stessa cosa con la mia figlia, il fatto che ci siano due tipi di letture sul loro profilo è una cosa interessante che succede. Ora c'è tutto questo, no? Ed è bello ed è interessante. Però quello che secondo me la vera domanda è che da una parte abbiamo avuto questa digitalizzazione, questo cambiamento di vita quotidiana, dall'altra parte però abbiamo avuto una datificazione della società in cui non solo le mie bambine vengono esposte a dei cartoni, ma questi cartoni continuano a raccogliere dati. Ora, l'idea di base dietro queste tecnologie è che i dati devono essere per forza raccolti perché così possono essere utilizzati per creare dei profili più personalizzati. Però non è necessariamente così, vediamo stiamo vedendo lo sviluppo per esempio di tecnologie di intelligenza artificiale senza questa raccolta di dati, no? E quindi è una cosa interessante, nel senso che abbiamo negli ultimi 20 anni ci siamo abituati con questa digitalizzazione, ci siamo anche abituati all'idea che tutti i nostri dati dovessero essere raccolti, non siamo riusciti ad immaginare il fatto che potevamo fare magari delle tecnologie diverse. E ritornando a quello che ho detto prima, abbiamo costruito un sistema e abbiamo dato i nostri dati a questo sistema che può essere estremamente problematico, perché poi dopo questi dati cominciano a circolare e vengono venduti e rivenduti, scambiati in maniere diverse, oppure analizzati da sistemi di intelligenza artificiale, e possono avere in realtà un impatto sulla nostra vita quotidiana. Quindi secondo me quella è la cosa che è cambiata per le nuove generazioni. Da una parte è cambiata questa nuova vita con le tecnologie, e può essere anche una cosa molto bella questa. Dall'altra parte però è cambiato il fatto che questi sono la prima vera generazione di cittadini che viene datificata dalla nascita, che è quello che sto cercando di far vedere con la mia ricerca e che a me è interessato dal 2014-2015. Stiamo creando dei cittadini che avranno sempre più dati, ma presi da contesti molto personali e molto familiari. Certo. Volevo chiederti se avendo tu esperienza internazionale abbastanza, cioè, varia, qualcosa, anche se chiaramente occidentale, cioè appunto tra Europa e Stati Uniti, se avevi notato magari una differenza nella percezione proprio del problema, come viene letto, diciamo, questo fenomeno. Ma in realtà quello che io avevo notato una delle cose interessanti che sono emerse con la mia ricerca è stato che io ho fatto metà della ricerca a Londra, nel Regno Unito, e poi dopo sono andata in America, a Los Angeles, e in realtà ho vissuto questa vita un po' strana, nel senso che per 4 anni vivevo in tutti e due posti, un po' e un po', quindi continuavo, avevo genitori che seguivano la mia ricerca, ero esposta alla datificazione delle mie bambine in entrambi i posti, e questa analisi, perché per me era un'analisi interculturale, mi ha interessato molto. E all'inizio io pensavo
giustamente, se vuoi, pensavo per esempio che l'idea di privacy in Inghilterra sarebbe stata molto diversa dall'idea di privacy che c'era in America. Oh, era un'ipotesi, non era una. In realtà non sono riuscita a riscontrare questa differenza. Quello che però ho riscontrato era, e questo lo racconto secondo me molto meglio nel libro dell'MIT Press che ho scritto nel 2020, che si chiama Child Data Citizen. Quello che ho riscontrato è il fatto che diverse classi sociali si rapportano alla datificazione della vita quotidiana in maniera molto diversa, con persone che sono in una situazione di precarietà o di insicurezza dovuta a uno status di immigrazione, a qualsiasi cosa di più precarietà, che si preoccupavano maggiormente della diffusione dei dati, di come questi dati potessero essere usati contro di loro, e mentre quelli che invece erano in una posizione di privilegio vedevano questo come in qualche modo una stupidaggine, perché tanto alla fine loro non avevano molto da nascondere. Ora, è vero che la mia ricerca sul campo l'ho fatta prevalentemente tra il 2016 e il 2019, no? Poco prima che scoppiasse il caso di Cambridge Analytica, che secondo me, quando è successo il caso di Cambridge Analytica, è cambiata la percezione con le famiglie con cui lavoravo. Perché prima di Cambridge Analytica tutti mi dicevano: vabbè, io non ho niente da nascondere, cosa mi importa se mi danno, cioè se mi mandano la pubblicità di un pannolino invece che la pubblicità di un altro, perché sanno che a me piacciono i prodotti organici, fa conto. Mentre dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, secondo me è apparso molto più vero il fatto che gli algoritmi predittivi non solo ci sorvegliavano e ci davano dei suggerimenti per quanto riguardava la pubblicità, però potevano avere un impatto proprio sulle nostre democrazie o sui nostri atteggiamenti o sulle nostre comportamenti. E questo, secondo me, è stato qualcosa che in qualche modo ha aumentato la consapevolezza su questi temi. Sono molto contenta, paradossalmente, che si potesse cominciare a parlare più di questi temi. Perché infatti io all'inizio, quando ho cominciato la ricerca, mi ricordo ancora un genitore che mi sono seduta per fare un'intervista e mi ha risposto: se vuoi parlare di privacy, io non ho niente da dirti, non so cosa dirti, non è un tema che mi interessa. E mi ricordo che l'ho guardato e ho detto: e adesso cosa faccio? Adesso cosa gli chiedo? E invece dopo ho cominciato a girare un pochino le domande e a fare la domanda un pochino più sul se si era accorto che sempre più dati venivano presi. Allora a quel punto, con la sua esperienza, è riuscito a raccontarmi tantissime cose. Però è per dirti che c'è stato un momento nel 2016-2017 che la gente mi guardava per dire: perché parli di queste cose? Appunto, invece usate il termine privacy, ma in realtà non è la privacy, insomma. No, ecco, poi mi viene istintivo, però ecco, cioè, oltre che c'è stata Cambridge Analytica, c'è stato anche poi la pandemia, che forse ha aggiunto qualcosa. Tra l'altro, uno dei passaggi più applauditi del tuo TED Talk è quello dove appunto dici, quello che è uno slogan, insomma, di chi si occupa di questi temi, che appunto i diritti, diciamo, sui dati sono dei diritti umani, insomma. Quindi hai notato anche magari con la pandemia, quindi magari per necessità un po' tutti noi abbiamo dato ancora più dati di prima alle piattaforme, no? C'è stato un miglioramento ulteriore, delle valutazioni diverse, cosa hai percepito Secondo me sono state una combinazione di cose, di fattori diversi. La pandemia certamente ha influito sul fatto che tutto ad un tratto ci siamo resi conto che noi eravamo dipendenti totalmente dalle tecnologie e che queste tecnologie dovevano essere buone, perché non potevamo avere un sistema di videoconference che non funzionava, non potevamo avere una piattaforma scolastica che non funzionava. E quindi che cosa succedeva? Cosa è successo? Che cosa succedeva al tempo? Tante delle scelte che sono state fatte a favore dei big tech,
perché avevano le tecnologie migliori, perché era un momento di crisi, perché non avevamo altra scelta, come dico spesso. E questo è una cosa che racconto anche nel mio libro, infatti ne racconto il fatto che io non ho avuto scelta quando ho dovuto registrare mia figlia a Google Classroom. E sono contenta di averlo fatto, è questo il discorso, cioè che anche se ho passato 5 o 6 anni a studiare questi temi, sono contenta che ci fosse in quel modo, nel senso che comunque era una maniera di interagire con i suoi compagni, e lo so che era una maniera limitata, che era una maniera che poi dopo tutti abbiamo finito con odiare, però era una grande possibilità. Quindi secondo me da una parte abbiamo visto le possibilità della tecnologia e secondo me dobbiamo essere anche molto grati del fatto che ci fosse la tecnologia in quel momento. Dall'altra parte però secondo me abbiamo anche visto delle nuove realtà tecnologiche. Per esempio sistemi di intelligenza artificiale usati dalle aziende per fare le video interviste, abbiamo visto, quindi quelli sono aumentati esponenzialmente, abbiamo visto software aziendali monitorare il lavoro da remoto, e quindi da un certo punto di vista le tecnologie ci aprivano un mondo del possibile, e allo stesso tempo ci mettevano di fronte al fatto che questo mondo del possibile veniva anche con un'altra faccia della medaglia, che era la sorveglianza, che era la profilazione, tutto qua. E tanto del lavoro di negoziazione con queste tecnologie, secondo me, è avvenuto in quegli anni in cui abbiamo cominciato veramente a capire, a pensare un pochino di più che cosa fossero e come venissero impiegate. Ecco, praticamente questo cioè di cui stai parlando adesso, in particolare appunto, cioè, dalle tue risposte, insomma, da quello che ci prima, insomma, l'opt-out, la possibilità di rifiutare, diciamo, il tracciamento del tutto è sempre più impossibile quasi, insomma, direi. E quindi, insomma, anche la domanda, cioè, cosa possa fare il singolo, un po' sul tavolo. So anche però che tu, per esempio, lavori con alcune, diciamo, società private per alcune aziende che stanno cercando di proporre, diciamo, dei progetti che valutino, insomma, cercano un po' di contemperare un po' gli interessi, diciamo, del cittadino, diciamo, consumatore. Box Lab, so che ho visto, insomma, che era un progetto su cui collaborare, mi sembra di capire che sia sulla progetto di, diciamo, tracciamento dell'audio, giusto? No, in realtà la relazione con Softbox Lab è nata anni fa ed è puramente accademica in qualche senso, nel senso di interazione di idee e di domande. La CEO, lei stessa di Softbox Web, è un'accademica, sono loro che mi hanno contattato nel 2018 quando io avevo pubblicato una report insieme a Privacy International sui dati che venivano presi dalle case, che si chiamava Home Life Data and Children's Rights or Children's Privacy, non mi ricordo esattamente, ed era l'idea che dalle case stiamo creando queste tecnologie che raccolgono molti dati. A me come lavoro mi ha sempre affascinato moltissimo quello che facevano, perché loro sono nati come una delle pochissime, se volete anche militanti, aziende di successo che su privacy by design, e loro avevano avuto un'idea che era geniale, nel senso che loro avevano capito che molte delle nostre tecnologie non riconoscono, delle nostre tecnologie vocali non riconoscono la voce dei bambini, e quindi hanno creato una tecnologia di riconoscimento vocale per i bambini, no? Però appunto perché avevano creato questa tecnologia, loro sono partiti dicendo: noi facciamo tutto privacy by design, tutto completamente privacy by design. E quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme proprio non a livello aziendale, proprio a livello accademico, nel senso che abbiamo fatto conferenze insieme, abbiamo scritto un report insieme, che abbiamo poi mandato alle Nazioni Unite, alla Commissione dei diritti umani dei bambini delle Nazioni Unite, che stavano cercando della ricerca
che capisse di più l'ambiente digitale. E io e Patricia Scalan ci siamo messi insieme a scrivere un pezzo sul perché le tecnologie vocali possono avere un impatto reale sui diritti umani dei bambini. E questo è quello che abbiamo fatto. Al momento, in un nuovo progetto che sto lavorando, sto cercando di trovare sempre di più esempi di business e di tecnologie come quelle di Soapbox Labs, cioè esempi di imprenditori che stanno investendo nel disegnare e nel pensare le tecnologie in maniera diversa dal modello del capitalismo della sorveglianza, dal modello che deve per forza raccogliere dati. Però siamo nel processo, ti dirò se avrò successo, questa è la cosa. Siamo ancora forse presto per capire quali saranno i frutti di questi esperimenti. E, rimanendo invece appunto sulle proposte, appunto, non a livello, appunto, a livello un po' più alto, diciamo, se non c'è la proposta appunto del privato con questi esperimenti anche pregevoli, c'è invece la risposta eventuale del pubblico e del legislatore. In Europa abbiamo GDPR, c'è già a fine anni 90 c'era stato un primo tentativo negli Stati Uniti di monitorare minimamente la protezione della privacy dei bambini con delle normative, però ecco, ti verrebbe da chiedere quali sono effettivamente, quanto effettivamente siamo tutelati dalle normative attualmente vigenti e cosa invece si potrebbe fare in tal senso per migliorare, visto che appunto l'incentivo del privato è noto, insomma, può avere degli elementi agevoli, però è chiaro che il capitalismo della sorveglianza appunto limita un po' quello che effettivamente conviene al privato sviluppare. Quindi cosa posso fare invece i legislatori per intervenire prima sia troppo tardi? Ma devo dire che intorno a me sento molto il dibattito sul fatto che i legislatori siano lenti, che la tecnologia è più veloce e via dicendo. Da un certo punto di vista lo capisco questa posizione, è vero, le nostre leggi, ci vuole tempo per fare delle leggi, ci vuole tempo per immaginare le leggi e poi dopo scriverle e poi vedere se possono essere applicate. E via dicendo, quindi è vero che i processi sono due temporalità distinte, il processo tecnologico e il processo delegato dei policy makers. È anche vero che secondo me dobbiamo anche riconoscere il fatto che negli ultimi, specialmente in Europa negli ultimi anni, c'è tanta gente che lavora su questi temi, ma tanti accademici che consigliano non mi viene in italiano policy makers, o che comunque lavorano insieme per pensare alle implicazioni di queste tecnologie. Esempi di questo tipo di leggi, che anche se io nel mio libro ne parlo, parlo per esempio della GDPR, e ovviamente come tutte le forme legali sono sempre un po' limitate, nel senso che quando dobbiamo confrontarci con l'utilizzo che viene fatto delle tecnologie, ma anche con il mercato dei dati, molte di queste leggi sono problematiche. Per esempio, un esempio che faccio nel mio libro è la mancanza di vere ed effettive leggi contro i data brokers, no? Contro i broker di dati che cercano di... mentre tanto del GDPR si basa sul consenso, sulla trasparenza e su altre definizioni, no? E un aspetto che racconto nel mio libro è che come madre e come madre circondata da genitori, uno delle grandi contraddizioni, dei paradossi delle nostre regolamenti della privacy è che tutta questa trasparenza non possiamo neanche goderne, perché non abbiamo il tempo materiale, fisico, materiale di leggere i termini e condizioni di utilizzo di tutte le tecnologie, di tutte le piattaforme che usiamo, calcolando che questi termini e condizioni di utilizzo molto spesso sono legati a partner che hanno altre centinaia di termini e condizioni di utilizzo
per una tecnologia. E quindi è un po' un circolo vizioso, questo è quello che racconto. Però detto questo, è vero, ci sono delle problematicità e sicuramente ci saranno delle problematicità nel AI Act dell'Unione Europea che dovrebbe arrivare presto. Però c'è tanto lavoro e c'è tanto anche lavoro positivo e c'è tanto riconoscimento dei problemi di queste tecnologie e secondo me anche tanta attenzione al fatto che, per esempio, delle tecnologie di intelligenza artificiale hanno un impatto diverso su comunità diverse nella nostra società. E secondo me quello lo dobbiamo riconoscere, anche se dobbiamo renderci conto che comunque la soluzione non è tutta negli imprenditori, non è tutta nei legislatori e non è tutta nei singoli individui, è molto più nella società, in come affrontiamo questo problema. Ah, mi stai più fattori. Il tempo purtroppo corre, quindi cercherò di essere, diciamo, di farti al volo, anche sviluppando un po' di vari temi che avrei, diciamo, sviluppato, cioè, molto volentieri con più tempo. Il primo riguarda, ad esempio, diciamo, mi è capitato di vedere cioè, su internet alcuni spot, per esempio, di Alexa, dedicati proprio, diciamo, col focus proprio sui bambini. E sull'utilizzo appunto della piattaforma anche cioè, per propri ai bambini e anche dal punto di vista proprio dell'incentivo per le aziende, diciamo, di entrare un po' in questa relazione. E quindi cercare magari, non so, la voce femminile, il diciamo, viene, diciamo, vengono fatti degli apparecchi particolari che, diciamo, vanno bene per i bambini, incentivano di più giocare, eccetera. Quindi volevo qualche considerazione te su questo. Poi l'altra cosa che unisco purtroppo per questione di tempo, senza pensare di svelare, diciamo, chi è l'assassino del giallo, insomma, anzi, consiglio vivamente il tuo libro perché è una commistione sia di esperienze vissute, diciamo, appunto di persone incontrate, eccetera, e anche con un'enorme base anche su riferimenti scientifici e altri autori che hanno approfondito questi temi. È una dieta molto interessante anche la lettura. Però appunto nella chiusura, diciamo così, richiami quello che è stato un professore tuo della tesi di dottorato, no? David Graeber, che è appunto scomparso prematuramente lo scorso anno, e in particolare il concetto di burocrazia. Volevo chiederti un po' perché utilizzavi questo, cioè cosa c'entra con questo discorso di profilazione. Allora, un tema che a me colpisce molto, cominciamo con la prima parte della domanda, che è questa della relazione tra l'intelligenza artificiale e i bambini, che è anche un tema di cui ho parlato alla Biennale di Tecnologia a Torino questa domenica, cioè domenica scorsa. Ed è proprio questa idea del fatto che sempre di più abbiamo Alexa, non è solo Alexa, abbiamo social robots, abbiamo diversi agenti di intelligenza artificiale che stanno entrando nelle case e interagiscono con i bambini quando non sappiamo ancora molto bene quali sono le implicazioni di tutto questo. Non solo quali sono le implicazioni proprio del crescere una generazione con l'idea che si deve rapportare degli oggetti materiali come se fossero quasi umani, no? Questa nuova interazione, perché io quando parlo con un agente virtuale che è un oggetto, è un oggetto materiale, poi vabbè, materiale, ma nel senso il tipo di interazione che ho con un agente virtuale è molto diversa dal tipo di interazione che ho se, per esempio, se scrivo su un computer o interagisco con un testo sul computer. E quindi ci sono tutti questi aspetti che sono molto interessanti nella ricerca. Io ne parlo, li affronto un pochino nel terzo capitolo dei figli dell'algoritmo, ma in realtà sono domande che mi hanno occupato negli ultimi 2 anni. E sto facendo un progetto con due ricercatrici australiane che hanno scritto The Smart Wife, la moglie smart, perché Alexa, Siri e le altre tecnologie della casa hanno bisogno di un reboot femminista. E la cosa che mi aveva interessato molto del loro libro era il fatto che come le tecnologie che ci mettiamo in casa, questi agenti virtuali con cui i bambini interagiscono, hanno dei profondi bias e dei valori culturali associati a queste tecnologie. Infatti,
quello è un aspetto di cui dobbiamo ricordarci, no? Che sono comunque degli artefatti culturali. E con loro adesso stiamo lavorando su giocattoli di intelligenza artificiale, facendo un progetto proprio di mappare il mercato, ma anche di vedere come interagiamo noi stesse con questi oggetti, no? E quello è una cosa che mi interessa. Le domande secondo me ce ne sono molte al momento e quello che sappiamo non è ancora sufficiente rispetto alle implicazioni che possono avere queste tecnologie sui bambini. Quindi è una domanda molto importante quella che hai fatto, secondo me, ma c'è ancora tanto da scoprire, no? Io non posso essere esaustiva su quello perché appunto non l'ho ancora sviluppata interamente. L'altra domanda che mi hai fatto, che per chiudere, è sulla mia referenza a David Graeber, al lavoro di David Graeber. David Graeber è, secondo me, il maggiore antropologo, più bravo antropologo degli ultimi anni, non c'è niente, non sono da sola a dirlo. Io ho avuto la fortuna di essere la sua assistente all'insegnamento negli ultimi 2 anni di dottorato e nell'ultimo anno lui per una serie di situazioni è diventato il mio relatore, ma solo quando stavo proprio finendo il mio dottorato. Però per 2 anni ero la sua assistente all'insegnamento e mi ha insegnato moltissimo, essere esposta alla sua mente mi ha insegnato veramente molto. E c'è un aspetto che a Graeber interessava moltissimo, che era l'aspetto proprio del ruolo che la burocrazia gioca nella nostra società. E secondo lui la burocrazia, lui partiva proprio dall'idea della carta, no? Dei documenti, e diceva la burocrazia definisce quello che siamo, perché definisce le verità sociali su di noi, e noi lo sappiamo tutti molto bene, perché immaginate cosa ti succede quando devi rinnovare la carta d'identità in Italia o devi rinnovare il passaporto e sai che è quel momento di limbo che dici oddio cosa dirà, cosa non dirà, no? Sempre quel panico che abbiamo quando entriamo in un ufficio burocratico e speriamo che le cose vadano nel verso giusto. E credo che questa è un po' quello che come antropologo David era molto interessato a questo aspetto proprio di potere della burocrazia nella nostra vita, no? E poi quando è morto il professore Marchionatti, che è docente di economia a Torino, e mi aveva chiesto di scrivere un articolo per gli Annals della Fondazione Einaudi, pensando all'opera di David e ai temi della mia ricerca. E io ho scritto un articolo dove parlo di come i libri di David, soprattutto quelli sulla burocrazia, ci mettono veramente di fronte a un'analisi molto approfondita del capitalismo della sorveglianza, anche se lui non lo definisce tale, no? E infatti in questo articolo, che è open access, è online, parlo appunto dell'opera di David Graeber e del capitalismo della sorveglianza. E lì faccio vedere appunto, secondo me ci sono due cose fondamentali che Graeber ci insegna. Uno ci insegna che appunto se la burocrazia ha un potere enorme nella nostra vita e nella società moderna, no? Ma tanta di questa burocrazia è stata presa in mano dai computer, quindi quello che facevano prima i documenti normali adesso lo fanno gli algoritmi predittivi, l'intelligenza artificiale e via dicendo, i sistemi automatizzati, no? Però la cosa che a me spaventa di questa cosa è che tanti di questi sistemi sono relativamente nuovi. Noi non abbiamo avuto modo di implementarli per lungo termine, di capire esattamente quali sono i loro impatti, e ancora ad oggi molti informatici non saprebbero dire come questi sistemi raggiungano determinate conclusioni, no? Perché con l'avvento dei big data e dell'intelligenza artificiale molte di questi processi sono black box, non riusciamo veramente a capire. E quindi, secondo me, quella è una degli aspetti fondamentali. Dobbiamo ricordarci il potere di tutto questo. E Graeber ci riporta indietro questo potere parlando della burocrazia. L'altro aspetto che Graeber ci ricorda è il fatto che molte delle tecnologie, l'innovazione tecnologica,
e questo nel suo libro L'utopia delle regole, è stata negli ultimi decadi, è stata influenzata molto dalla quella che lui definisce la burocrazia aziendale, corporate bureaucracy, e della militarizzazione. Quindi avevamo due cose: da una parte c'era il profitto, dall'altra parte avevamo la difesa, la militarizzazione. E secondo lui questi due tipi di immaginazione che hanno definito molte delle nostre tecnologie non ci hanno permesso di immaginare tecnologie in maniera diversa, di immaginare tecnologie più poetiche, di immaginare tecnologie più aperte e volte alla libertà umana. E quindi, ritornando a perché leggere Graeber, anche se di fatto parla veramente poco di tecnologia, la risposta, che secondo me parla poco di tecnologia, ma ci fa vedere un po' le contraddizioni della nostra società e ci mette di fronte alla nostra incapacità di immaginare le tecnologie in maniera diversa, che è una cosa che secondo me è fondamentale. Dobbiamo cercare di immaginare un po' queste tecnologie in maniera diversa, in maniera più umano-centrica. Bello, molto bello questa suggestione, insomma, che lascia fine il libro, che adesso ci hai spiegato era un po' più approfondita. Grazie davvero. E prima di lasciarci, innanzitutto, quei riferimenti, diciamo, che ci hai dato durante interviste, bibliografici, eccetera, chiaramente li metteremo poi nei commenti con il link e tutto quanto, così uno magari può anche andare a leggere i tuoi articoli che sono in open access. Ti chiedo solo, Flash, se hai un libro, un documentario, un video da suggerirci per persone che volessero approfondire questo tema. Ma il libro è La tecnologia delle regole di David Graeber, quello ce l'ho sicuro. Più che documentari, io seguirei centri di ricerca, e anche accademici. Ci sono accademici anche italiani, per esempio la professoressa Stefania Milana ad Amsterdam, che anni fa, adesso stiamo parlando secondo me del 2016-2015, aveva lanciato un progetto che si chiamava Data Activism, che era molto bello, finanziato dal European Research Council, dall'IRC, anche il Data Justice Lab a Cardiff University, a livello europeo, comunque semi-europeo, perché l'UK non è più europea, però più vicino a casa. Secondo me lì si trova tantissima ricerca che sta emergendo, che è molto bella e molto importante, soprattutto perché, per esempio, la professoressa Stefania Milan, che ho appena menzionato, insieme al professore Emiliano Trere, anche lui italiano, però al Data Justice Lab, uno dei direttori al Data Justice Lab a Cardiff, hanno scritto molto su che cosa voglia dire pensare a questi temi dal punto di vista dei margini o dal punto di vista di altri paesi. So, Big Data from the South o anche Big Data from the Margins, questi sono tanti dei dibattiti che loro hanno sviluppato e hanno messo insieme varia gente che lavora su questi temi, che secondo me sono temi assolutamente affascinanti e magari un pochino più originali rispetto ai tipi di letture che vengono sempre fatti in questi contesti, che poi sono molto americane, molto basate sul contesto americano. Per esempio, tutto il dibattito sui bias algoritmici molto spesso viene concentrato sulla diseguaglianza sociale che c'è in America, che è molto diversa dalla diseguaglianza sociale che abbiamo per esempio in Italia, no? Sempre di disuguaglianza si tratta, però sono mondi diversi, perché sono mondi culturali diversi e politici diversi. Quindi secondo me quella è una cosa molto interessante, di cominciare a guardare ad altre culture. Ringraziamo tantissimo la professoressa Barassi anche per il tempo che ci ha dedicato stasera. Mi scuso ancora per aver rubato tanto tempo anche alle sue figlie stasera, abbiamo avuto un po' varie traverse per incontrarci, per fare questa chiacchierata, e grazie ancora, insomma, speriamo di avere magari occasioni in futuro di incontrarci anche dal vivo, la prossima iniziativa che faremo. Grazie mille a voi, buonasera. Buonasera, grazie ancora.